Ciao, bentornati sul mio canale. Oggi voglio parlarvi di prodotti finiti. Come al solito ho una busta piena, ho tantissimi prodotti perché rimando in continuazione. Non giro questo tipo di video in maniera molto aggiornata, diciamo. Procrastino all'infinito e quindi poi arrivo a un certo punto che la busta esplode e lo devo girare per forza. Allora, parto subito dalle tisane perché ne ho tante. Questa è la tisana del DM Oriente. Questa me l'ha regalata Ilaria del canale Ilaria Rosa Spina. Mi è piaciuta tantissimo, quindi voglio ringraziarti Ilaria perché è stata veramente veramente gustosa come tisana. È a base di cioccolato, è il classico chai tea però anche con il gusto di cioccolato. Veramente ottima, buonissima. L'ho finita in realtà rapidissimamente perché appunto l'ho gustata quasi tutti i giorni. Poi, come al solito, matcha vaniglia. Questa la acquisto periodicamente, è ottima, è buonissima e quindi la trovate sempre nel video dei prodotti finiti. Ho provato a mettere pausa e a gestire meglio il cellulare perché mi sta piacendo girare col cellulare perché è più immediato e veloce. Dove sto, lo metto e giro. Poi canapa cacao, questa non mi ha fatto impazzire, della Pompadour, perché c'era l'arancia. Cacao e arancia insieme è un gusto casomai molto invernale, caldo, rassicurante, però in realtà a me non è piaciuto tantissimo. Infatti l'ha bevuta prevalentemente Luigi. Poi un'altra che non mi è piaciuta tanto, invece che in qualche modo su cui riponevo molte aspettative, era pera e cannella perché sono due gusti che insieme mi piacciono tantissimo. Solo il pensiero appunto di abbinare la pera con la cannella mi deliziava. Invece poi è stata una delusione, non mi è piaciuta, eppure questa praticamente l'ha bevuta Luigi. Invece questa digestiva con finocchio e camomilla non è stata male, della Pompadour. Io non amo il sapore della camomilla, però abbinata ad altre cose alla fine riesco a berla e devo dire che mi è piaciuta abbastanza. Poi ho terminato la seconda confezione di Sogni d'Oro, questa tisana per me necessaria in alcuni periodi o del mese, insomma, della stagione, perché ci sono dei momenti in cui veramente faccio molta, molta fatica ad addormentarmi per vari motivi e devo dire che questa mi aiuta tanto perché mi aiuta proprio ad addormentarmi e a mantenere soprattutto il sonno prolungato nel tempo e soprattutto ad addormentarmi presto nel momento in cui vado in bagno. Perché io bevo molta acqua anche di notte e quindi vado spesso in bagno e soprattutto dipende dal fatto se, secondo me, che non avendo un sonno molto molto profondo mi capita andare in bagno perché appunto come si riempie un pochino la vescica io non lo sopporto e vado. Invece quando dormi profondamente non ci fai caso e questo appunto mi aiuta a dormire profondamente quindi mi aiuta a riposare meglio. Poi, tra l'altro, ogni volta che mi sveglio durante la notte bevo come una scema e quindi che cosa pretendo? C'è Gustavo che vuole rientrare. Eccomi. Poi la Depur della Raphael, questa marca del Todis, tisana a base di menta, piperita, ortica, radici di liquirizia. Mi è piaciuta, mi piace, penso che la riacquisterò. Poi, in realtà, non so se ci sono altre tisane. Ah. No, boh, non lo so perché in questa busta c'è molta molta confusione. Quindi passo a questa cioccolata che mi è piaciuta tantissimo. Una cioccolata, io preferisco comunque la cioccolata fondente tipo 70-80, anche 90%. Questa l'avevo presa, mi pare, al Lidl ed era 70% cacao, quindi fondente al 60%. E mi è piaciuta tantissimo, era gustosa, buona. Aveva il gusto del cacao, del cioccolato, non aveva il classico gusto di burro di cacao che poi alla fine non sa di nulla o di lecitina di soia, anche se sono degli ingredienti che penso ci siano, sì, però gli ingredienti sono massa di cacao, zucchero, burro di cacao e lecitine, però io ci sentivo proprio tanto il sapore del cacao, questa cosa mi è piaciuta. Poi, che cosa vi posso mostrare? Un'altra cosa gustosa, ma veramente qualcosa di pazzesco,
È questa, è la panna cotta al caramello della marca centrale del latte di Roma. Non so se è una marca che si trova solo nel centro Italia in realtà o se si trova in tutta Italia, questo non ve lo so dire. L'ho provata perché l'ha riportata Luigi quando è andato a portare Sofia da sua madre. Ogni volta quando torna riporta un po' di schifezzine, di dolcini, di cose che tentano il palato e ho assaggiato questa panna cotta allucinante, qualcosa di allucinante, veramente buonissima. E con il caramello e la panna fresca, veramente veramente buona. Se vi piace la panna cotta, ve la consiglio. Intanto faccio pause perché vengo interrotta. Poi ho finito la confezione di Indigo, non so in realtà su altri alimenti, devo essere sincera, però siccome appunto c'è molta confusione faccio un mix. L'indigo, questa delle erbe di Janas, mi piace, la seconda o terza confezione che acquisto e che utilizzo. L'ultima volta ho fatto un mix di cui vi parlerò e che mi sta piacendo, quindi non mi dilungo qui. Vi parlerò poi, casomai, nei preferiti del mese dell'ultimo esperimento che ho fatto e devo dire che sono molto soddisfatta. Poi veramente sto mixando cose. Ho terminato la seconda confezione che avevo preso in offerta a 5 euro ad acqua e sapone di 100% vegetal, colorazione vegetale. Questo è un mix di erbe tintorie 100% naturali. C'è l'indigo e varie altre piante naturalmente. E mi sono trovata abbastanza bene, anche se non copre molto molto bene i capelli bianchi, necessita comunque sempre del doppio passaggio, ma questo vale per tutti quanti i mix di erbe tintorie, anche se lo fate in casa, perché quando c'è una grande percentuale di capelli bianchi, è il mio caso, quindi comunque sempre ci vuole il doppio passaggio, solo il mix di erbe non è sufficiente. Poi ho terminato purtroppo, questa cosa mi dispiace tantissimo, l'olio alla rosa Veleda. Vi faccio vedere la confezione, era questa confezione di vetro con questa pompetta, è stato abbastanza comodo, anche se io preferisco l'erogatore normale, perché comunque è soltanto un tappino di plastica che va nella plastica e basta. Invece questo sì, ok, è comodo proprio per erogare il prodotto, però non lo so, boh. Mi sembra di fare più plastica, poi ci sono degli elementi che non possono essere riciclati e quindi io in generale preferisco il tappino normale, però devo dire che è comodo. Gustavo, non mi far cadere tutta l'impalcatura che ho fatto per il cellulare, eh? Eccolo qua, buonissimo, veramente fresco, un profumo che forse sarebbe quasi perfetto in questa stagione, perché è molto molto fresco, molto molto buono e anche delicato, però io l'ho utilizzato in inverno prevalentemente. Non riesco a fare pace con questa fascia perché ho i capelli un po' pazzi oggi, nonostante io li abbia lavati tipo l'altro ieri, dovrei rilavarli oggi, però volevo aspettare, ma o lavavo i capelli o giravo il video, quindi ho preferito girare il video e vi dovete sorbire questa versione di me. Un po' zingara, un po' peones, diciamo. Foglia verde vellutata con zucca e carote. Questa l'ha presa Luigi, è stato un po' un esperimento, un prodotto pronto, veloce. A noi ci capita purtroppo di fare cene veloci per tanti motivi. E questa è stata abbastanza buona, mi è piaciuta. La cosa che non mi piace di questi prodotti, naturalmente, è che il packaging è di plastica, quindi si potrebbe evitare. Però a casi estremi, estremi rimedi, non sono cose che noi acquistiamo ogni settimana, quindi una volta tantum, no, una tantum si può fare. Era buona, l'ho utilizzata per condire in realtà il riso, non l'ho utilizzata così come zuppa, ma l'ho utilizzata come condimento per il riso. E non so se è avanzato anche per la pasta. Vabbè, comunque un modo carino anche per mangiare il riso in modo diverso, per farle mangiare a Sofia anche un po' più di verdure. Stessa cosa, parlo di questi prodotti qua. Questi sono i nuggets di soia, ricetta vegetariana, con contenuto di proteine, ferro, vitamina B12 e tutte queste cose che si trovano in questi prodotti, che però comunque sono elaborati, ma vorrei cominciare un po', visto varie ricette che voglio provare a fare adesso che sono un po' più libera per realizzare queste cosine in casa senza necessariamente acquistare prodotti confezionati e soprattutto che hanno anche contenitori di plastica. Io purtroppo ho avuto Sofia a casa per tantissimi giorni perché non l'ho mandata all'asilo e quindi per me è stato veramente difficile gestire sia i pasti sia il mio tempo libero.
per lo studio e per altre cose, e quindi è comodo, sono comodi queste cose qua. Vieni. Cioè, Gustavo che è diventato una statua. Sta guardando e dice, ma con chi sta parlando? Perché non sei più abituato, Gustavo, vero, a vedermi che faccio video. Ricordi nelle altre case, tu c'eri sempre, ogni tanto venivi a salutarmi, adesso proprio 9? Ok. Poi bio organic purea di frutta mista biologica, è una valida alternativa alla frutta, non sarà mai come la frutta fresca, questo lo so, sono assolutamente consapevole, però soprattutto per quanto riguarda la merenda, Sofia ormai ama la banana tagliata a rotelle con la cannella sopra, ho trovato sto modo per fargli mangiare la frutta perché prima era molto più fruttariana, adesso meno. E quindi trovo un po' difficile farle mangiare la frutta, soprattutto alcuni tipi di frutta. Spesso mangia il kiwi, la mela, le spremute d'arancia, ok, la banana, soprattutto con la cannella, però ci sono dei momenti in cui proprio mi dice no, che la frutta non la vuole, quindi questo qua è una valida alternativa, almeno per farle mangiare un po' di frutta, anche perché c'è solo frutta, c'è purea di mela, purea di banana, purea di albicocca, succo concentrato di arancia. Vabbè, l'antiossidante, l'acido ascorbico, tutto da agricoltura biologica. Non contiene glutine e non ha frutti, non ha zuccheri aggiunti e questa cosa comunque mi piace. Ci sono anche, che non ho qui, i fruttini, quelli dell'Eurospin, sono praticamente delle scatoline di alluminio, quindi le preferisco perché non faccio plastica. Sono 100 grammi di prodotto e costano pochissimo, sono veramente buoni. Oddio, che casino di roba che sto qua, scusate. Poi, amo essere biologico, stiamo tornando a fare la spesa all'Eurospin da un po' di tempo a questa parte perché è più comodo, i prezzi sono anche convenienti e il cibo è buono. Questo è il mix di semi per insalate che è buonissimo, soprattutto i semi di soia croccanti, mi fanno impazzire, li mangia anche Sofia. Piacciono una sacca, ma forse voi non lo... Ci sono tante persone che mi seguono che forse Gustavo non l'hanno mai visto perché non avevano... Che c'è qua, Gustavo? Un po' di l'occhietto che c'ha un po' di schifezze, vero Gustavo? Eccolo qua, è tantissimo che non appare. Ha un raffreddore da prima di Natale. Non so se dipende da qualche allergia, mi ha fatto cadere un prodotto a terra. Non so se dipende da un'allergia, non so se dipende da una rinite, non so se dipende dal fatto che fa dentro e fuori, dentro e fuori, dentro, si mette sulla stufa a 80 gradi, fuori casomai è freddo, c'è il vento. E quindi facendo spesso dentro e fuori, secondo me, questo non è che lo aiuta tantissimo. Sono stata più volte dalla veterinaria, mi ha detto comunque che i polmoni ce l'ha liberi, si tratta soltanto delle vie aeree superiori. Mi ha consigliato l'argento protenato, che è quello che si mette ai bambini, gliel'ho comprato proprio apposta per lui, e gliel'ho messo spesso e andava meglio. Però abbiamo notato che ad esempio col camino il peggiore è la situazione, nel senso che starnutisce tantissimo. Quindi non lo so da che cosa dipende. Se qualcuno di voi ha avuto un'esperienza del genere col proprio gatto, per favore scrivetemelo nei commenti così mi aiutate un attimo. Non so, sta luce, se mi vedete, mi sono messa in un angolo della casa che poteva sembrarmi carino, però a quanto pare la luce è pessima. Amo essere biologico, farina tipo 00, perché ormai sono diventata la pizzaiola del venerdì. Così come appunto la farina Manitoba, queste sono due delle varie confezioni che ho terminato, ma non potevo metterne da parte tutte. Poi amo essere biologico, gallette di riso buone e buonissime anche le gallette di misto cereali che adesso non ho qui perché le ho in uso, veramente buonissime perché molto molto alte, belle croccanti però anche spugnose, non sono proprio secche secche e mi piacciono tantissimo. Poi, con una confezione di svelto grande, le Tabs, quelle che adesso sono più naturali, ora non mi ricordo come si chiamano, le avevo viste nel video di Martina, Marti l'angolino magico, e, ho pensato di acquistarle. Ho acquistato la confezione, quella bella grande, perché era in offerta. E ci hanno dato, praticamente, ci hanno regalato due vasetti con del terriccio e dei semi per fare il basilico. Questo vasetto è un simbolo, acquistando svelto, simbolicamente contribuisce al nostro impegno per la sostenibilità. Speriamo. Ci sono i semini, poi c'era la pastiglia di torba di sfagno e il vasetto di plastica 100% riciclata, due confezioni. Ho terminato purtroppo la confettura extra di fichi del Todis, buonissima, e io mangio con le gallette prevalentemente, ma anche vado là col cucchiaino e faccio la golosona.
Sto facendo veramente un mega mix di cibo e di prodotti allucinanti, forse è la prima volta che faccio tutta questa confusione. Poi viva lo zenzero, viva veramente! Queste sono due delle 1000.000 bustine acquistate ad Acquestapone. Veramente veramente buono, questo è super piccantissimo. Se vi piace lo zenzero, questo qui a tocchetti, a cubetti, diciamo, questo è ottimo della Noberasco perché è veramente lo zenzero senza lo zucchero. C'è scritto che c'è zucchero di canna, ma io non ce lo sento per niente, non lo vedo e non lo sento. Non ci sono i granelli di zucchero, non è pieno di zucchero, non è super zuccherato anche il sapore. È buonissimo, è super piccantissimo. Sofia spesso lo mangia, non gli do tutto il cubetto perché è enorme, gliene do un pezzettino, soprattutto ultimamente che aveva il nasino un po' raffreddato, e quindi le do un pezzettino di zenzero e lei subito dice acqua, acqua, che dice che pizzica tantissimo, pizzica, pizzica, però poi lo vuole. Poi forse di prodotti alimentari li ho terminati, volevo mostrarvi, cominciare a mostrarvi velocemente i vari prodotti cosmetici. Ho terminato questo cubo di veline bellissimo con questo disegno di fiori di ciliegio e l'avevo preso penso di tenere questa scatola perché ci faccio i lavoretti con Sofia. Ho terminato la mia crema mani preferita per quanto riguarda tutte le stagioni, in realtà mi piace tantissimo, è questa crema della Natyr, pelle secche con aloe vera, veramente un ottimo prodotto, ve la consiglio, ve l'ho nominata tante volte. Ho terminato l'ennesima confezione di olio di mandorle dolci piccolino che avevo ricevuto in regalo con le varie creme come si chiama? Dei provenzali. Che erano in offerta tempo fa, tra cui anche questa, l'ho terminata, la Rosa Moschetta Antietà. Questa penso sia la seconda o terza confezione che termino. Rispetto alle volte precedenti, devo dire che mi è piaciuta un po' di più. Probabilmente dipende un po' dal periodo, in cui l'ho usata. Comunque la pelle reagisce spesso in maniera diversa, no? Alle cose. Ho terminato l'olio di avocado, ce n'è rimasto un pochettino, però ha un odore un po' poco gradevole, secondo me è andato a male anche perché ce l'ho da tantissimissimo tempo. È stato un olio buonissimo, l'olio d'avocado. Se volete conoscere un po' le varie proprietà, c'è un video sul mio canale dove parlo dell'olio d'avocado, ve lo consiglio perché appunto vi spiego un po' che cosa può servire. Comunque è un ottimo elasticizzante, è ottimo anche ad esempio per le smagliature, ma le smagliature, però l'ho utilizzato prevalentemente per il viso. Ho terminato questa mousse. Questa me l'aveva regalata Martina a Natale, mi è piaciuta tanto, è dell'Organic Shop. Veramente un ottimo prodotto perché è molto molto liscio, idratante, facile da stendere, veramente veramente buono. Non sopportavo i miei capelli, ho fatto un tuffo veloce perché veramente mi stavano dando fastidio. Ho terminato la vitamina D, questa qua di Sofia. Erano tantissime capsule, 84 capsule masticabili, gusto lime, lei la prendeva come una caramellina, quindi le piaceva tantissimo la mattina. Ci sono purtroppo gli edulcoranti, però sono edulcoranti, c'era scritto qua, naturali dalla pianta di stevia. Non lo so, ditemi voi che cosa ne pensate, questo 10 euro, 84 capsuline. Quasi 3 mesi di trattamento, tra virgolette. Ho finito l'ennesima saponetta di questa marca Armonia Sapone Vegetale. Questa alla mandorla mi è piaciuta abbastanza. Forse, però, è quella che mi ha seccato un po' di più le mani, anche se la formulazione penso sia uguale per tutte quante queste saponette, però boh, non lo so perché. La profumazione era una di quelle, cioè buona, sì. Però preferisco di gran lunga quella, la versione all'aloe, è una profumazione veramente fresca, buonissima. Avilea Maxi Quadrotti pretagliati, viso collo décolleté, 100% puro cotone, veramente ottimo prodotto. Secondo me questi sono i migliori, anche per il rapporto quantità-qualità-prezzo, e li trovo da antichità. Tra l'altro mi durano una vita perché li uso veramente raramente. Poi ho terminato lo shampoo solido di Secrets de Provence, questo con un profumo fruttato di cocca pesca spaziale, veramente buonissimo. È durato tantissimo. Se volete una recensione, comunque se desiderate parlare, se desiderate vedere un video in cui parlo degli shampoo solidi, ve li metto nell'info box o comunque qui in giro, perché appunto c'è un video sul mio canale dedicato a questi shampoo. Di questo ve ne parlo forse in maniera un po' più dettagliata nei video seguenti, perché l'ho utilizzato un po' di più dopo aver realizzato quel video, quindi forse nel video dei prodotti
prodotti preferiti, eccetera. Però vi dico qui che è un ottimo prodotto, è lo shampoo migliore solido che ho provato, infatti poi l'ho riacquistato. È l'unico che ho riacquistato poi. Ho terminato, in realtà no, però sta andando un po' male questo prodotto della linea Baby per il bagno trattamento rasserenante, ha una profumazione pazzesca che adesso un po' si è rovinato perché è molto mentolata, fresca, ma allo stesso tempo rilassante, è tra menta e lavanda, veramente buonissima, però come posso dire. La formulazione, ho visto, l'ho messa le ultime volte che l'ho messa nel bagnetto di Sofia, aveva una formulazione che si era un po' rovinata e quindi ho preferito non utilizzarla più, però le amava questo prodotto nel bagnetto perché aveva una profumazione che le piaceva tanto, piaceva anche a me e profumava tutto quanto il bagno. Poi il mio gel d'aloe preferito degli ultimi mesi, dell'ultimo anno forse, Dermogel Biologico Aloe SOS Pelle dei Provenzali. Il mio preferito rimane comunque quello della Zuccari, quello della BioArt, però questo mi è piaciuto particolarmente, infatti l'ho riacquistato anche perché costa meno e lo utilizzo soprattutto come prodotto per lo styling, anche se in realtà se poi c'è una scottatura o qualsiasi cosa, Sofia subito dice: Mamma, usa il gel d'aule. E quindi lo uso per me, per lei, per tutta la famiglia. Poi ho terminato i campioncini che mi erano stati regalati con l'ordine che ho fatto sul sito l'Erbolario l'ultimo mese scorso, quando ho acquistato in anticipo, in largo anticipo i regali per il mio compleanno. Questo avevo scelto Fior di Salina, mi piace, però forse mi piace più Fiore dell'Onda come tipo di profumazione salmastra, diciamo, marittima. E c'erano vari campioncini, non so se l'ho messi da parte tutti. Lo scrub era veramente troppo poco. Quello è lo scrub, non sono riuscita a farci niente, tra l'altro era tutto quanto appiccicoso, si era solidificato, non sono riuscita ad apprezzarlo più di tanto e ci ho fatto poco e niente. E gli altri prodotti mi sono piaciuti abbastanza, non ricordo quali erano e qua io non li ritrovo, è possibile che io abbia buttato i campioncini, mi dispiace, però comunque una linea abbastanza buona, fresca, che vi consiglio, però non è la mia preferita. Ripeto, per queste profumazioni marittime preferisco Fiore dell'Onda. Poi non ho terminato, ma cestino questa matita, una delle mie matite preferite della Nude, questa è dell'Avril, ha questa colorazione quasi un po' marroncina, è proprio nude, perché l'odore ormai è andato, quindi c'è la matita, mi sei piaciuta tantissimo, l'ho già riacquistata tempo fa e quindi utilizzo quella nuova naturalmente. Poi vari campioncini, buona questa crema Lumiere Anti-Age illuminante, no? Segni del tempo, pelle segnate dal tempo, perdita di compattezza, eccetera, eccetera. Di questa marca Green Energy Organics, me l'ha regalata Martina, grazie, mi è piaciuta, ho messo un più. Poi, non mi piace molto questa crema mani idratante aloe vera e calendula della Green Natural, ne ho provati 2000 campioncini, un po' regalati, un po' perché li volevo provare, li avevo scelti in qualche ordine vecchio. La profumazione proprio non mi piace. È una profumazione sì fresca, però molto troppo maschile, non mi è piaciuta. Frutto della passione, crema per il corpo, buona, veramente buona, però l'odore è un po' diverso rispetto al profumo, rimane un po' più da adulta, cioè nel senso è meno fresco di quello del profumo che sentite nel profumo vero e proprio, nell'eau de parfum o de toilette. E la profumazione rimane un po' anziana, sulla pelle con la crema. O forse la mia pelle è diventata anziana, quindi dà questo odore anziano alle cose. Bouquet d'oro, crema profumata per il corpo. Questo me l'aveva regalato la farmacia Teriaca negli ultimi ordini. Non vi ho fatto vedere i campioncini, me ne sono dimenticata, però c'erano appunto vari campioncini della linea Argento, questa Oro e Karité. Karité è buonissima, sia la formulazione, questa è la crema corpo nutriente, veramente veramente buona. Posso farci un pensierino più là nel prendere qualcosa perché è veramente una linea, secondo me, buona. La profumazione è buonissima, il 97% degli ingredienti è di origine naturale. Invece queste due non mi sono piaciute per niente, odori stucchevoli da prozia, non sembra neanche non sembra una profumazione l'erbolario, sembrano quelle profumazioni cheap delle creme che vogliono essere di alta profumeria ma che non lo sono e veramente odori pessimi. Questa molto molto talcata, questa super fresca, quasi sembra un profumatore per ambienti, per auto. E tra l'altro c'è il profumatore per auto, forse hanno fatto prima quella linea, poi ho detto: Ah, profumatore per auto, dai, carino, però facciamoci con lo stesso profumo pure le altre cose. Mi dà questa idea, mi dispiace perché l'erbolario fa profumazioni pazzesche. Poi ha terminato crema fluida per il corpo albero di giada, buona, una buona profumazione fresca, però per
Questo tipo di profumazione preferisco di gran lunga Fresca Essenza, che è una delle mie preferite, che appunto sapete, ho anche riacquistato. Buonissimo, accordo arancio, ultimamente ho comprato anche i saponi, note di mandarino, arancio amaro, prugna e vaniglia, questo era il profumo. Ce n'era pochissimo perché si era praticamente prosciugato, era evaporato. Però la profumazione è veramente veramente ottima. Fluido nutritivo capelli mossi al Crocus Mater Natura, abbastanza buono. Non mi ha fatto impazzire, non ho scritto più o meno cose, quindi probabilmente non mi ha colpito più di tanto. Buona questa crema giorno viso, questa crema viso giorno per pelli secche e sensibili, ho messo in più, anche questa me l'ha regalata Martina. Bio Laven Organic. Olio shampoo biologico nutriente Antra, non mi ricordo chi me l'aveva regalato, capelli secchi e fragili, abbastanza buono proprio con gli oli sui capelli, shampoo, insomma non mi ha fatto impazzire. Buona la body cream del dottor Hauschka, ma con 5 ml io ci faccio un braccio e quindi l'ho potuta apprezzare fino a un certo punto. Questa forse me l'aveva regalata Martina. Poi Biomamma Premaman, crema smagliature. Crema elasticizzante con olio di mandorle, mi piace tanto questa marca. Ricordo in passato avevo provato dei campioncini per il viso, buoni, però stessa cosa con 2,5 ml di prodotto. Ma quali smagliature posso trattare? Provare, metteteci almeno 10 ml, troppo 10, 8, 7 ml di prodotto. Ma con 2,5 ci tratto le smagliature del, non lo so, dietro le orecchie, non ci basta neanche per quelle. Allora, questo che cos'era? Body cleanser buono, ma non faceva schiuma per niente. Questo qua della Agronauti non è che mi ha fatto impazzire più di tanto. E poi questo qua dell'Ava mi è piaciuta tanto. Questo era un olio, mi pare. Però poi ho visto che c'era il dimeticone e mille mila altri siliconi. Ci credo che era buono e mi faceva la pelle in un certo modo perché mi sono spalmata il silicone sulla faccia praticamente, e quindi poi dopo non l'ho neanche terminato. E poi voglio mostrare queste due confezioncine piccoline di fiori selvatici che Luigi ha preso al Lidl tempo fa. L'abbiamo seminato in una viola nuova che abbiamo realizzato qui fuori. Sono 6 palline di semi, miscuglio di fiori selvatici annuali e pluriennali, questo della marca Romberg. E l'ultimo, 6 palline di semi, miscuglio di fiori estivi e piante selvatiche, stessa cosa. Li abbiamo messi tutti insieme per fare tipo un cespuglietto. Allora, il mio video dei prodotti finiti finisce qua. Sono contenta di essere riuscita a girarlo velocemente, anche perché devo scappare, devo andare a prendere Sofia all'asilo. Vi mando un bacio grandissimo, ciao e ci vediamo al prossimo video.